Luci, oggi mi sono arrivate un sacco di belle cosine da Italia Artisan, Italia Artisan Yans, quindi dalla Turchia, e naturalmente volevo farvele vedere. Voi sapete che quando mi arrivano le cosine nuove io voglio sempre farvele vedere, e allora iniziamo con, vediamo, spostiamo un pochino di cose e vediamo. Ovviamente quella che mi preme farvi vedere è la Cakes, vediamo qua. Allora, la Cakes Cotton Fine, che apro davanti a voi per farvi vedere. Ragazze, che colori! Ragazze, che colori! Guardate, voi sapete che io amo il verde, e questo, cosa devo dirvi? È un signor verde, cioè un signor verde. Ha delle sfumature con dentro un bellissimo verde, e poi ovviamente vedete diventa un verdino più chiaro fino ad arrivare al bianco. Io con queste, guardate, non so cosa ci farò, ma ci farò veramente qualcosa di stupendo. Allora, per chi non le conosce, io vi dico sempre tutto per chi anche non le conosce, ovviamente. Allora, Cakes Cotton Fine, 50% cotone, 50% acrilico, 150 grammi, 600 metri, un ferri consigliati, anche uncinetto, 3, anche col 2,5, se volete stare un po' più, diciamo, strette, ma io trovo molto bella la lavorazione con il 3. E infatti anche altre cosine le sto lavorando sempre con questo tipo di filato, e le sto lavorando col 3. Ovviamente la Cakes Cotton Fine, io parlo sempre, vi dico sempre tutto, perché non tutti magari le avete già viste e quindi non sapete. È una Cakes a più capi, quindi ha 4 capi ogni... adesso ve la apro, mi dispiace sempre tantissimo aprirla perché poi non riesco più a rinfilarla. Comunque, ogni, vediamo se lo trovo subito, vediamo, comunque si vede già da qua, ogni, eccolo qua, ogni, vedete, ci sono 4 capi che compongono il nostro filo, e non sono ritorti, ma vi assicuro che non c'è nessunissima difficoltà di lavorazione. Adesso che poi ve l'ho anche aperta e ve la faccio vedere bene, guardate, questo colore è stupendo, è veramente, non vedevo l'ora che mi arrivasse perché è spettacolare. Ecco, quindi questa è la prima cosina che vi faccio vedere, e la mettiamo qui da parte. Oramai gli ho tolto la fascetta e quindi va bene, appoggiamo lì. Che cosa vi faccio vedere ora? Vi faccio vedere, vai, il cordino, che voi già conoscete. Mi chiedete sempre: con cosa fai le borse? Le borse io le faccio con il macramé cord, e in questo caso è un, io non so se si chiama crema, però è proprio un color burro. Non so se c'è specificato il colore qua. Sì, qua me lo dà come crema, quindi 51568 me lo dà come crema. In realtà io lo definirei più burro che crema, e sempre 100% poliestere, 100 grammi, 160 metri. Allora, i ferri dice 4. Io il macramé cord vi assicuro che lo lavoro con l'uncinetto numero 3, e ha una buonissima resa, ed è anche molto, viene una bella texture, nel senso non viene né troppo largo né troppo stretto, poi dipende sempre dalla mano, però in ogni caso io lo lavoro sempre con il numero 3. Mettiamo da parte anche questo perché voglio farvi vedere altre cosine che ho preso. Allora, e ho preso, guardate qua che bello, Natural Cotton, e questo qua è un bellissimo grigio, ragazze, qualcosa di spettacolare. Adesso vi faccio vedere perché è molto particolare questo filato, e si vede già, intanto sposto le cose perché sennò si vede niente. Allora, è bellissimo perché sembra quasi una catenella. Ora, io
Vediamo se riesco a farvelo vedere da più vicino, però ho paura che poi l'ha messa a fuoco. Vediamo, allora facciamo così e vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ecco qua, vedete, è leggermente, sembra quasi un cordonetto, e adesso vediamo se riesco a rimettere a fuoco ovviamente le mie mani. Questo è il problema del fuoco. Comunque, molto molto bello. Oppure posso avvicinare, scusate, non ci ho mai pensato a questa cosa, ma aspettate un attimo. Ecco qui, vedete? Però la messa a fuoco ne perde. Vabbè, fa niente, ragazzi, ve lo faccio vedere così. Veramente molto bello. Sembra quasi un tricottino. È proprio molto molto bello questo, e credo che lavorarlo sarà uno spettacolo. Quindi si chiama Natural Cotton Air ed è un 100% cotone, 100 grammi 300 metri, veramente una metratura importante, 100 grammi 300 metri. Il cotone di solito non ha metrature così ampie, perché sapete che pesa un po' di più della lana, quindi comunque 100 grammi 300 metri è veramente una bella resa. Mi dà come ferri 3-4, secondo me col 3 questo viene benissimo, 3-3,5 comunque, lo vedo eccezionale, quindi penso che questo sia un filato che userò a breve, perché lo... mi piace veramente tanto, ma veramente, veramente tanto. Quindi anche questo è uno degli arrivi, li mettiamo tutti qua belli in ordine, così me li lascio lì. E come ultimo vi faccio vedere, guardate che bel colore, stupendo ragazze, stupendo. Allora, ecco qua che vi apro anche lui. E lui è sempre cotone ed è il Baby Cotton. Il Baby Cotton, ho preso questo bel colore che è un melanzana, credo si potrebbe definire, sì, un melanzana, ed è un 100% Giza Cotton, quindi Giza penso che sia cotone egiziano. Io adesso non vorrei dirvi una castroneria, ma secondo me è cotone egiziano. 100 grammi 210 metri, vedete anche questo comunque ha una metratura abbastanza importante, è super ritortissimo e mi piace perché è veramente, chi mi conosce lo sa, io prediligo i cotoni o comunque i filati molto ritorti, al di là delle cakes che comunque posso passare sopra al fatto che non siano ritorte, perché le loro sfumature sono eccezionali e quindi posso passare sopra questa cosa, ma io adoro in assoluto i filati molto ritorti e vi assicuro che questo è ritortissimo, molto bello, Baby Cotton. E anche questo sicuramente ci farò qualcosa di carino, quindi questo Baby Cotton vi arriva, quindi un lotto è da 400 grammi, anche del Natural Cotton Air il lotto è da 400 grammi, è da 400 grammi anche il lotto del Macrame Cord, mentre è da 300 grammi, perché sono due cakes da 150 grammi, il lotto delle Cakes Cotton Fine. Io volevo farvi vedere in questo breve video questo arrivo, perché voi sapete che ogni volta che io acquisto qualcosa da Italia Artisan voglio farveli vedere, proprio perché a volte... mi piace proprio condividere con voi quello che acquisto, e comunque faccio anche un po' di pubblicità alla mia amica Francesca, che merita, merita. Allora, questi prodotti arrivano da Italia Artisan Yarns, mi raccomando, non confondete con Merceria Italia Artisan, sono tutte e due della mia amica Francesca, però Italia Artisan Yarns ha la vendita a lotti ed arrivano direttamente dalla Turchia. Invece la Merceria Italia Artisan
i prodotti vengono spediti dall'Italia. Ci sono anche prodotti Ais, oltre che a prodotti di altri marchi, ma con vendita al dettaglio. Quindi, se usate se volete, per esempio, acquistare una sola cakes, se ovviamente ha in magazzino il colore che vi serve, potete acquistarne anche solo una, mentre acquistando dal sito Italia Artisan Yarns dovete prendere il lotto intero. Detto questo, direi che mi sono dilungata abbastanza e, come dico sempre, io ho comprato i miei, voi andate a comprarvi i vostri. Niente, vi saluto ragazze, vi mando un bacione grande, vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci, andare a visitare entrambi gli shop di Francesca Italia Artisan, quindi Italia Artisan Yarns e Merceria Italia Artisan. Comunque vi lascerò in descrizione tutti i link, così che voi possiate direttamente accedere da sotto al video agli shop. Vi mando un bacione grande, ciao ciao da Luci, al prossimo tutorial, a presto, ciao!